Che cazzo vuoi? Ma cosa c'hai, Yamtaro sulla... Arrivi a 40 anni, hai un figlio e ora di prendersi un kimono, mollare tutta la famiglia, diventare un cazzo di vecchio becero che dopo 6 mesi che abbandona la famiglia comincia a mettersi qua e non riesce a relazionarsi coi figli. Un otaku. Sono io. Mi fai schifo. C'è gli Yamtari sul caso. Sotto lui non ha neanche il mutande. È vero, c'è ciò qua, si vede. È nudo con sta monnezza di Yamtaro. Iniziamo, dai, che Capo Plaza da un botto che non lo vedo. Felice regresso, figli della me. Perché le piazze? Capo Plaza, Capo Piazza. Stamattina erano due i casi. Volevo vedere. Io al dogano ho visto due bere alla morettona già stamattina. Vuol dire che non è che è il bianchino o il grappino prima di andare al lavoro. Vuol dire che tu ti svegli alle 7:30 o comunque sei alle 7:30 al bar e hai il tempo di berti la birra. Vuol dire che tu per tutta la giornata non avrai altro da fare che bere birre. Ma giusto, che giusto. Poi devi andare in ufficio. Erano due le cose stamattina: o vedere How I Met Your Father o ascoltarmi il Capo Plaza. Ho scelto il male minore. Sì. Sì. Sentite, Capo Plaza, se anche voi avete scelto il male minore, ma in realtà poi è arrivato Draghi, mettete like e iscrivetevi al canale, perché altrimenti vi mando le tasse. Cominciamo subito, guardiamo cosa è successo. Ricordiamo soltanto che qua abbiamo un impero creato sul niente. Praticamente siamo indipendenti, quindi se volete aiutarci basta schiacciare il like qua sotto, il tasto super cuore, com'è? No, il tasto grazie. Ti fa una piccola donazione a scelta, tipo 50 centesimi a lui, 1 euro a me, esempio. Fai 2 euro così facciamo 2 caffè, dai. Così fai 50 centesimi a lui, 1,50 euro a me. Perché questa roba della correzione del grappino? Perché il caffè corretto costa di più. E mandi avanti il canale che è indipendente. È facile fare i video con i soldi quando c'è dietro la major. Fallo con Arcade Boys che, Possiamo vedere il video per favore? No, prima di cominciare volevo ricordarti che doveva essere lui il driller italiano. È vero, l'hanno cercato anche da Di Chiele, nelle varie interviste. Lo dovevano far passare come il driller italiano. Poi giustamente c'è stato un surclass da parte di Rondo, della Seven Zoo, perché giustamente, senza nulla togliere al lavoro di Plaza che ha fatto negli anni, e non negli ultimi, ma negli anni. Cioè negli la crescita anni. Che ha avuto negli anni, che poi... Ci sono 4-5 pezzi belli. Sì. Che ci sono piaciuti, anche non dico pezzi belli per me, poi per te sono tutti belli. La differenza sostanziale è che i pezzi di Plaza non mi sono quasi mai piaciuti, mentre mi piacevano molto di più i pezzi di altri che dovevano fare quel genere. E quindi lui dice: non posso batterli, mi unisco a loro. L'abbiamo visto in delle storie con Baby Gang, con questo, con quello. Voleva fare appunto il disco, il joint disco con Rondo. Non so se adesso Rondo. Ma Rondo, secondo me, l'ha pisciato. Deve essere: non ho bisogno di te. No, non ho bisogno di te. I soldi, cioè, gli ha detto Rondo. Perché devi trascinarmi nel tuo fallimento? Gli ha detto Rondo a Capo Plaza. Mica, hai già fatto i soldi, tu muoio falli farà mai. Non lo so. Poi magari esce e Rondo si caga la carriera. Ah sì. Non si sa perché... Goyard. Che è una famosa marca di Gorgonzola. Ma non ha già fatto una canzone con il nome di un marchio di Gorgonzola? Sì, lui? Tutti l'hanno fatta la canzone con i marchi. No, lui proprio. Così stesso. Almeno gli regalano le magliettine. Mi piacerebbe. Aspetta che mi è arrivata una denuncia. Che bello. Con tutti i colori. Che cazzo è Mortal Kombat? No, bello il video, cazzo, è figo. Perché raga, io non capisco se l'ha registrato basso volume o se le casse sono spente. Sono la stiamo sentendo casse. Dal cellulare. Non conto all'immagine, devi far pratica. Fermalo. Dio ripulisci Milano. Perché? Adesso ha fatto il trick. Siccome non può essere più lui blu, sì? Perché è Rondo quello blu, è Shiva e rosso. Ok. Adesso cosa faccio? Adesso va di moda l'arancione di Rove e il verde di Saki. E verde che faccio reptile e mi fotto. Hai vinto, no? Hai già capito subito. È diventato. Questi camaleonti del rap italiano. Vai, andiamo avanti. Camaleonti del rap. Manda indietro, manda indietro. Vai, che sembrava figa. Pure. Sembrava. Dentro una macchina. Questa sera ti si salverò, cacciato lacrime. Non è più napoletano, è arabo anche lui. Di San Lorania fra una sciabola che sembra sanno canzone le quattro e sta drogami in bambola. Bambola svuoto la bombola riere fa con capitombolo. È autobiografica. Ha le borse finte, hanno flexato. Codeina. Dentro un bosco. Ah. Con tanti dentro la coia. Ma che bella macchina che aveva. Guarda che a me non dispiace, eh.
la visa con la sua faccia. Le borsette. Cioè, è freschissimo. Lui ha un fetish per le borsette. Il video è bello. Lui è il criminale. Per le sue. Oh! Oh! Tu dovevi fallire per diventare forte? No, doveva ascoltare qualcun altro. Oh, fai sta roba che va, fai sta roba che va. E poi quando fa le roba, è una vita che diciamo le stesse cose di Plaza, che quando fa le cose per i cazzi suoi è fortissimo. Porca puttana. Poi quando ti dico, guarda che no, non devi parlare di me, ma puttana, va che bravo. Mando indietro un secondo, mi volevo risentirmi questo spezzone. Sì, no, ma a parte questo, parte il video con questa figata, no, di quattro personaggi che girano intorno e sono lui stesso in varie, come al solito, no, il classico, le varie sue personalità, che puoi avere anche la metafora della musica. Secondo me dovremmo vederla meglio questa roba, ma poi non è il momento. Però sicuramente bisogna guardare il video, è molto bello. Diteci anche voi che cosa rappresentano queste quattro sfaccettature. Te lo dico io, che lui è un Crips, è anche un reptile, è un malandrino ed è anche un rapper. Sì, adesso però ditemi quello che secondo voi doveva rappresentare realmente. Gang gang gang. Ok, signore. Allora, rinnegando la sua salernità, ha preso questo trend, no, che adesso anche lui è un mezzo arabo. Va bene. Sì, è una roba molto che esce molto di più in questo video qua, eh. Sì, perché? Perché adesso il trend è quello. Cosa fai? Continui a fare il napoletano, il no, anche perché non lo puoi fare dopo gli ultimi avvenimenti. Ecco. Non è, quindi... non sei ben visto quanto si dice. Allora, pezzo figo. Pezzo figo, video bellissimo. Video bellissimo, pezzo molto figo. Pezzo a me molto... personalmente tutto sta autotune ha sempre abboffato la minchia e sempre, oddio, me la bofferà. Però lui ha un timbro un po' gni, quindi l'autotune fondamentalmente non può che aiutarlo. Ma c'era anche la rappata? Non, sì. Ti giuro, l'ho annullato. No, perché comunque avendo rappato ho macinato tanta roba figa. Il pezzo è figo. Ma ti giuro, mi sono di... figo. Pensavo di incazzarmi come al solito, invece no, bravo, bravo, bravo. No, ti giuro, no. Però raga, parliamo del fatto che posso risentire? Non, sì, mi ricordo, non mi ricordo. Non vorrei che quello che dici tu, beh, sì, a parte che c'è la correzione di tune perché si sente. Sì, non cioè, ci fosse l'armonizzazione ti dà quell'effetto di tune. Ma sulle sporche, sulle linee vocali, su tutti i pezzi melodici lui ha messo autotune. Okay. Però almeno l'ha tolto. Per questo non lo sentivo forte. Però non quando l'ha tolto nella rappata sentivo molto di più il suo timbro, che comunque è già alto e nasale di per suo, un po' come la mia voce, che è alta e nasale. Sì, fastidiosa. Però c'ha quella sfumatura calda che è mezza, come avevamo detto forse all'inizio, forse proprio le reaction iniziali, che siamo da quell'idea di reggae, no? Di, sì, sì, di dancehall quasi. Video molto carino, pezzo non male, non ha detto un cazzo, non ce ne frega niente perché comunque tecnicamente sono molto forte. Sì, quindi... ha fatto un sacco di incastri fighi. Lui ha questo fetish per le borsette, sì, che una volta erano per le donne, adesso le usano gli uomini e le riempiono di sbroffo. Va bene, raga. Prego, signora, questo è il mio sbroffo. Non dovete prendere in giro Capo Plaza perché gira vestito con le borsette da donna, perché comunque non sono più gli anni 90, è giusto che uno si esprime come vuole. Ma questo è un reminder per te. Sì, te infatti. Lo stai dicendo per quando ti riguarderai. Allora, ragazzi, no, parlo, non quando vedete, allora, giro, non prendete in giro quelli in monopattino con la sigaretta e il borsellino da donna, perché poverini hanno dei sentimenti anche loro. Loro esprimono la loro natura così, ma sono persone come tutte le altre. Ma pensa, raga, quanto vi dà fastidio la gente che vive, che è diversa da voi, da dover insultare le persone che si vestono e fanno le cose in maniera differente. Boh. Basta. 2022. Paura. Paura, paura. Raga, se anche voi avete paura del futuro, iscrivetevi al canale. Ci vediamo su Twitch tutti i mercoledì sera per il Fallitones Never Dies. Quindi se vuoi farmi sentire la tua roba, la mandi lì e non me la mandi in privato. Che dire, bravo Plaza. Non lo so. Non lo sai se è bravo Plaza? No, è bellissimo. Ha rappato di brutto. È molto bello il pezzo. È che il flow è molto ancora trap Plaza. No, ma non è quello. No? Ho paura sempre che sia una montatura. No, quando l'ha Plaza, fatto prima. Sono quando Plaza belle, esce, non è vero. Le cose belle sono vero, le sue originali. Non è vero. Le montature sono quando gli fanno fare le cose e lui non vuole. Le montature quando dicono è un diamo la colpa sempre agli altri. La colpa degli altri. No, io qua c'è una persona che è una costante. Una volta la fa bene, una delle due volte le fa male. Adesso dar la colpa a Blackface o dar la colpa a Ciccio Impasticcio. Ciccio Impasticcio. Ciccio Impasticcio è un discorso. Ma qua abbiamo una costante. Cioè, io capisco tutto.
tutto, ma sono passati 5 anni. Vabbè, non è che le può azzeccare tutte. Ma in 5 anni tu non hai preso i coglioni per dire adesso faccio quello che dico io. No, dai, questa cosa non. Questa roba magari adesso, ma neanche, perché adesso anche lì si è accodata una wave che non è neanche quella che ha lanciato lui. La wave di Plaza era esatto, allenamento. Esatto. Che aveva lanciato un modo di dire, aveva lanciato esatto, un modo di rappare, un modo di fare le cose che a me non piaceva, però era suo. Però era suo, cioè era la sua tag. Adesso si è accodato già un'altra volta a, per carità, almeno sta facendo roba migliore di quella che ha fatto prima. Ma magari questa si può esprimere meglio. O meglio, il modo di comunicare, la via di comunicazione è migliore. Non lo so, cioè bisogna aspettare il prossimo il pezzo che esce. Beat di Ava, vabbè, ma Ava sempre spaccato. A meno che non abbia copiato come al solito da qualche parte, è un bel beat. Vabbè, ma copiano tutti, fa copiare anche loro. Infatti, no, io non ho detto niente su questo, mai detto niente. Sì. Forse all'inizio mi storcevo un po' il naso quando trovavo i type rifatti, ma poi ho visto che ormai vi mangiate qualsiasi merda. E poi sono contento che sto giro non si è comprato le view. No, ma poi finalmente vorrei vedere un attimo il suo pubblico sotto cosa ha scritto, perché magari è bello qualche il pezzo, dai. Ma è bello il pezzo, magari qualche coglione. Sono contento. Bravo, sì. Ora ripeto, non voglio neanche che passi sempre il discorso che Capo Plaza è stato boicottato dagli altri, quando può essere che si sia boicottato da solo, eh? Cioè, questo volevo dire. La giustificazione si trova fino a un certo punto, ora vedremo cosa succederà. E poi son contento perché ha una fanbase che lo supporta. È giusto, giusto. Supporta pure troppo, perché dicono tutti i pezzi sono belli. Però fondamentalmente ti supporta. Sì, ma sai, dopo un periodo di magra, forse gli fa piacere sentirsi dire: guarda, sei tornato. Dai, va bene. Un bel 8 più per Capo Plaza per 8 più? 8 più, dai. Se c'erano quegli altri due di testo e gli scratch era anche più bello. Vabbè, il testo, mo vai. Adesso dobbiamo ascoltare Scena. Però ha messo tutti lì l'incastria. Ripeto, testo per quanto riguarda il significato merda, per quanto riguarda... Non parlare tecnico. Di tecnica che c'hai gli Amtaro in faccia, qua, mock. Vai. Ciao.